felicità e difficoltà. C'è pure la rima, ma sono due parole che possono stare insieme? Che possono convivere insieme? Felicità e difficoltà. Per il mondo di oggi, per il pensiero dominante, no. Le difficoltà sono nemiche della felicità. La felicità vuol dire non avere difficoltà, vuol dire vivere senza problemi, senza pensieri, senza preoccupazioni. Ma è proprio così? Siamo convinti che proprio questa è la felicità? Un mio amico, che da anni soffre di una grave malattia che gli ha impedito la deambulazione, gli ha impedito anche il parlare, lui era un uomo, è ancora, chiedo scusa, un uomo di comunicazione. Ebbene, questo mio amico che ha un cervello attivissimo mi ha detto che la vita senza difficoltà per lui sarebbe stata una noia. Quindi felicità e difficoltà vanno bene insieme? Voglio riportarvi una breve riflessione di un bravissimo sociologo, noto per i suoi studi, Zygmunt Bauman, teorico della società liquida. Bene, lui scrive: felicità non significa una vita priva di problemi. Una vita felice si ottiene superando le difficoltà, fronteggiando i problemi, risolvendoli, accettando la sfida. Ecco che felicità e difficoltà sono due parole che vanno insieme. Perché la felicità si ottiene quando io affronto, accolgo e se supero queste difficoltà è ancora meglio, ma se le vivo queste difficoltà con felicità, certamente la mia vita è felice. Ma ascoltiamo ancora cosa dice Bauman. Accetti una sfida, fai del tuo meglio e ti impegni a superarla. E poi sperimenti la felicità nel momento in cui capisci di aver tenuto testa alle difficoltà e al destino. E invece ci si sente persi se aumentano le comodità. La felicità è la sfida dell'umanità presente per la sua dignità futura. Parole che non hanno bisogno di essere commentate. Noi molte volte la felicità senza difficoltà la intendiamo una vita comoda, ma guardate, le comodità, per quanto necessarie siano per tanti motivi, ma una comodità che nasce da un pensiero che mi porta a concepire la vita come un dolce far niente, la comodità è un impedimento alla felicità. La vera felicità, appunto, è accogliere, superare queste difficoltà. E la felicità è la sfida futura non solo per la Chiesa, la quale ha tentato, tenta e cerca di dire al mondo di oggi in tanti modi qual è la strada della felicità, cioè Cristo, il Vangelo, i poveri, le periferie esistenziali, ma la felicità è una sfida per la società, per il mondo intero. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!